Buonasera dalla redazione di Irpinia News, vediamo le notizie del giorno. Ada Tripalda rapina al Monte Paschi di Siena, il bottino è di 100.000 euro, ma vediamo nel servizio i dettagli. Ammonterebbe a circa 100.000 euro il bottino dei ladri che nel primo pomeriggio hanno svaligiato, è il caso di dirlo, la filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Appia ad Atripalda. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, l'affatto sarebbe avvenuto intorno alle ore 14:15. Sul posto si sono subito portati i carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Costantino Cucciniello. Sembrerebbe che ad entrare siano stati in due, praticando un foro d'ingresso da una parete della filiale. I malviventi avrebbero poi compiuto il reato minacciando i cassieri dell'istituto di credito e sarebbero dunque fuggiti. Probabilmente ad attenderli all'esterno vi sarebbe stato un terzo complice. È cominciata la caccia all'uomo per quello che a tutti gli effetti, e se confermato, potrebbe essere davvero il colpo dell'anno. Commissariamento del piano sociale di zona 4 con comune capofila Avellino. Le polemiche non si placano. I sindaci di Prata, Rocca Bascerana e Capriglia attaccano l'assessore al ramo Stefano Laverde che respinge le accuse. Ad Avellino invece sono gli ultimi giorni per Umberto Guidato. Il prefetto infatti da gennaio si insiederà alla prefettura di Taranto, ma sentiamo il servizio. Nel momento in cui lascio l'incarico di prefetto di Avellino per assumere analoghe funzioni nella provincia di Taranto, sento con intensa emozione la conclusione di un'esperienza professionale e umana esaltante e formativa, unita ad un sentimento di rammarico per questa sede e la terra irpina, ricca di bellezze naturali e di grandi potenzialità. È il saluto del prefetto di Avellino Umberto Guidato che dopo un anno e mezzo di operato lascerà l'ufficio di governo avellinese. Al suo posto il Viminale ha deciso di nominare Carlo Sessa, proveniente da Barletta Andria. Ho la consapevolezza di aver profuso ogni impegno nell'assolvimento dei compiti affidatimi nella qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, sempre nel rispetto di tutti i ruoli istituzionali, continua Guidato nel suo messaggio. Rivolgo pertanto un sentito ringraziamento a quanti, animati da spirito di collaborazione, hanno ritenuto di essermi vicini realizzando quella sinergia da me auspicata all'atto dell'insediamento. Formulo i migliori auspici alla provincia di Avellino ed auguro ogni prosperità con la speranza che la fertilità delle iniziative e delle intelligenze possa contribuire a dare prospettive occupazionali alle giovani generazioni e certezze all'intera collettività. Un grato riconoscimento, conclude Guidato, va alle forze dell'ordine e a tutti i miei collaboratori che mi hanno accompagnato in questa esperienza di lavoro e di vita nella condivisione dei valori che caratterizzeranno l'istituto prefettizio. Questa è l'ultima edizione del 2013 del TG di Irpinia News. Colgo l'occasione a nome dell'editore, dei collaboratori e di tutta la redazione di augurarvi un buon 2014, logicamente cliccando sempre su www.irpignanews.it. Buona serata!